La sua nonna, faceva il pane, lì c'era un forno. La sua nonna. Ma c'era la mamma di dove? Non dava anche la cooperativa allora. C'erano forni. C'erano. Con i 10-15 famiglie c'era un forno che poi si mettevano d'accordo, dicevano quando si fa il pane, il giorno dopo. Per dividere. E facevano al turno. Nella, Modesta, Beppina. Modesta. Rino, che era la sua mamma, e Enzo. Sei persone hanno lavorato tutta la vita. Faceva, il suo papà faceva il barbiere, la sua mamma faceva la maglia, c'era le macchine, la calzettaia. Il suo nonno faceva il pane, la sua zia e la sua nonna stavano in bottega, vendevano il cherosene, l'arena, il cemento, diciamo, era l'alimentare. Era uno che stava a fondo del gatto. Facevano la Pinolo perché tutti avevano il soprannome. Poi c'era Gardino era uno, faceva lo stagnino idraulico e Landi, c'era Gardino e tagliava. E perché io da piccino sono andato sempre in tutti a imparare da tutte queste botteghe, anche da Gardino. Quando abbiamo il primo giorno e gli dice la mia mamma, ma è straniero? E lo dice, straniero. Lo raccontava mia mamma prima di morire, se lo ricordi quando c'è. La Giava Rossa e la Giava Celè. Molto cubana. E quando arrivarono la Giava, andarono il turno, non ci girava, non c'era spazio. Si chiede tutto il paese, si sono riuniti, dice, vieni a spostare la chiesa. Allora dice, presero lì la visita interna, no? Vabbè. Tutto il paese di qua, a spingere, cioè, bellissimo. Un cinciaio, la giacchetta, la porto via. Che dopo 10 minuti, il figlio ci andava a vedere, andando di là c'era più la giacchetta. Oh Gesù, dice c'è rimasta la giacchetta sotto. Questo è il Castelnuovo. E poi fecero anche il cannone di Fio. Cosa? Per bombardare il Gabbro. No, il cannone di Fio. Perché c'è questa guerra tra Castelnuovo e Gabbro. Ma sì, è chiaro. No, ma si può rimandare. La sentì. La siepe è stata questa. La siepe, sì, sì. Fecero una siepe e Rosignanini li sfottevano, cioè, deficienti. Allora sapete, guerra. Si dichiara guerra, si fa il cannone di Fio, c'era un fico, sai, una pianta enorme vuota dentro, si chiede, come a mo' di bocca di cannone, no? Sì. E lo riempirono di vetro. E comunque erano lontani anche da lì. Allora fecero colpo al buio, la sala del cinema, e fecero manifesti, sai, sì. Poi fecero pagare tutto l'ingresso, tutto il paese, riempirono questa sala. Spensero le luci, con l'incasso e scapparono. Chi aveva organizzato? E fecero il colpo al buio. Ma è vera questa storia? Porca, ma questa è vera, Questa è vera. Il colpo al buio. Ci sono dei particolari che non te ne dimentico. Quando sei piccino è sempre.